Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai farmaci veterinari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il farmaco veterinario Amoxid. A cosa serve? Amoxid 800 mg/g è un medicinale veterinario a base del principio attivo amoxicillina triidrato, appartenente alla categoria degli antibatterici penicillinici e nello specifico penicilline ad ampio spettro. È commercializzato in Italia dall'azienda Industria Italiana Integratori 3 S.p.A. Alivisto Company. Amoxid 800 mg/g può essere prescritto con ricetta RNRVD, ricetta non ripetibile veterinaria di LGS 218-2023. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Industria Italiana Integratori 3 S.p.A. Alivisto Company. Concessionario: Industria Italiana Integratori 3 S.p.A. Alivisto Company. Ricetta: RNRVD, ricetta non ripetibile veterinaria di LGS 218-2023. Principio attivo: amoxicillina triidrato. Gruppo terapeutico: antibatterici penicillinici. Forma farmaceutica: granulato. Confezioni: Amoxid 800 mg/g busta da 1430 g, Amoxid 800 mg/g sacco da 4290 g. Principio attivo: 1 g. Contiene amoxicillina triidrato 800 mg pari ad amoxicillina base 696,8 mg. Eccipienti: disodio ed etato ed altri cubi a 1 g. Indicazioni: infezioni localizzate o setticemiche sostenute da germi gram positivi o gram negativi sensibili all'amoxicillina ed in particolare salmonellosi, diplococosi e pasteurellosi nei vitelli, actinobacillosi, actinobacillus pleuropneumoniae, pasteurellosi, salmonellosi e colibacillosi nei suini, pasteurellosi e colibacillosi nei polli da carne, pasteurellosi nei tacchini. Controindicazioni: non somministrare agli animali in caso di ipersensibilità nota alle penicilline, ad altri farmaci beta-lattamici o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Non somministrare nei casi di accertata insufficienza renale. L'uso del prodotto è controindicato dove sono noti casi di resistenza alle penicilline. Non somministrare a conigli, cavie, criceti, cincilla e piccoli roditori in genere e a poligastrici con rumine funzionante. Posologia: vitelli e suini. 20-30 mg/kg IPV di amoxicillina triidrato corrispondenti a 2,5-3,75 g di prodotto per 100 kg IPV, da suddividersi in due somministrazioni giornaliere. Polli da carne e tacchini. 20-30 mg/kg IPV di amoxicillina triidrato pari a 15-20 g di prodotto ogni 100 litri di acqua di bevanda, da suddividersi in due somministrazioni giornaliere. La somministrazione nell'acqua di bevanda deve essere eseguita tenendo conto del consumo giornaliero di acqua e del peso vivo in modo da somministrare la dose prescritta. Per assicurare la corretta posologia ed evitare sovra o sottodosaggio, raggruppare gli animali da trattare in base al peso vivo e calcolare accuratamente il dosaggio di prodotto da solubilizzare nell'acqua da bere. Prediluire il prodotto in acqua alla concentrazione approssimativa di 2 g/litro, quindi miscelare con acqua di bevanda o con altri alimenti liquidi o semiliquidi fino ad ottenere le desiderate concentrazioni di impiego. Continuare la terapia per 3-5 giorni. Avvertenze: l'utilizzo del medicinale nel pollame deve essere conforme al regolamento CE 1177-2006 della Commissione e alle normative nazionali di recepimento. L'assunzione del medicinale da parte degli animali può essere alterata a seguito della malattia. Per i soggetti che presentano un'assunzione ridotta di acqua, eseguire il trattamento per via parenterale, utilizzando un idoneo prodotto iniettabile su consiglio del medico veterinario. L'utilizzo ripetuto o protratto va evitato, migliorando le prassi di gestione mediante pulizia e disinfezione. Si deve prestare una particolare attenzione nel migliorare le pratiche di allevamento per evitare ogni condizione di stress. Non somministrare ad ovaiole in ovodeposizione. Precauzioni speciali per l'impiego negli animali: non miscelare in mangimi solidi. A causa di possibili variazioni nel tempo e geografiche della sensibilità delle specie microbiche target alla amoxicillina, si raccomanda di effettuare l'esame batteriologico e test di sensibilità. L'uso inappropriato del prodotto potrebbe incrementare la prevalenza di germi resistenti e ridurre l'efficacia dei trattamenti a causa della possibile comparsa di resistenza crociata. Tempi di sospensione: carne e visceri. Vitelli: 2 giorni. Suini: 1 giorno.
Polli da carne, 1 giorno. Tacchini, 1 giorno. Uso non consentito durante l'ovodeposizione in polli e tacchini che producono uova per il consumo umano. Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco veterinario esaminato.